Buonasera a tutti, vi ringrazio della presenza e come ogni anno eccoci qua per cercare di fare qualcosa per il nostro paese, come sempre facciamo. La Prologo è sempre presente insieme a tutte le altre associazioni. Quest'anno abbiamo cercato di fare un cartello unico con tutte le altre associazioni, tanto è vero che a giorni uscirà anche un manifesto dove ci saranno tutte le associazioni, ognuna che farà qualche cosa per fare in modo di avere un Natale tutti insieme. Ecco, questo è il senso. Noi della Prologo, anche questo Natale, dopo il successo che abbiamo avuto con Gandengando, siamo di nuovo qua e quindi voglio dire, cerchiamo di mantenere questo livello, di continuare a dare qualcosa di bello al nostro paese, perché poi alla fine il senso è quello, cercare sempre di fare qualcosa per rivitalizzarlo e cercare di portare gente qua. Quest'anno c'è stata questa idea da parte della Prologo di fare, diciamo, sulla scia delle canzoni canore, di abbinare sia la parte canora che pure le animazioni. Tanto è vero che abbiamo messo nel cartellone una manifestazione che si farà il 21 dicembre, dove ci saranno gli artisti di strada, ci saranno, diciamo, spettacolini, sì, ci sarà possibilità anche di assaggiare un po' di vino novello con le castagne, diciamo, per la parte conviviale. E poi, diciamo, questo alle 18, poi alle 20:30 entreremo nella sala conferenze dove ci sarà questo spettacolo canoro e di poesie. Per quanto riguarda poi gli altri appuntamenti, avremo il 6, ci siamo inventati, insomma, di fare dei regali ai bambini dall'uscita della messa delle 12, dove ci sarà la Befana che darà i doni a tutti i bimbi presenti che saranno in piazza. Mentre un'altra nostra iniziativa è stata quella là che a breve pure faremo, sarà quella là di andare al Prata, che è la struttura dove stanno gli anziani, e che noi ogni anno, per dare un po' di gioia a queste persone, che voglio dire, vi lascio immaginare, insomma, le case di riposo, con tutta la buona volontà e tutte le possibilità che ci stanno per farli stare bene, voglio dire, un po' noi abbiamo cercato di portare un po' di musica, un po' di gioia anche nel canto. E quindi noi della Prologo andremo in questa sede per fare un po' di canzoni natalizie, per cercare in modo di rallegrare l'animo di queste persone che si trovano là. Per quanto riguarda la manifestazione del 21, vi passo la parola a Ivano Colilla che se ne è occupato in modo più intenso nell'organizzazione. Buonasera a tutti, ringrazio i presenti e gli assenti che per vari motivi non sono potuti intervenire. Comunque, il 21-12, che si chiamerà la manifestazione che faremo, si chiama Canzoni sotto l'albero e sarà articolata in due momenti. Uno, diciamo, con la chiusura di Via Roma parziale, ci sarà uno spettacolo dell'Estate Viventi a partire dalle ore 18, 18:30. Con l'Estate Viventi ci saranno artisti di strada, musicisti, che con canzoni, con musiche natalizie e non, allieteranno questa prima fase. Contemporaneamente ci sarà ovviamente un momento conviviale che partirà dalle ore 18 in poi e, come diceva il Presidente della Prologo, diciamo, si accompagnerà tutta la serata. Alle 20:30 inizierà lo spettacolo che vi ho detto prima, Canzoni sotto l'albero, ed è una manifestazione che diciamo, segue la scia di quella di Cantincante, che è un format certamente brillante, unico, che in tutta la Valesina non si fa. E proprio sulla scorta di questo ho pensato, e in perfetto accordo con la Presidenza, il mio direttivo e tutta la Proco, di organizzare questa manifestazione canora, perché abbiamo cantanti,
abbiamo il locale, abbiamo le attitudini, le capacità e il saper fare. E a questo ovviamente ci saranno anche dei momenti di prosa, delle musiche particolari, e dopodiché, una volta espletate, il tutto durerà 2 ore, 2 ore e mezzo, di conseguenza, voglio dire, finirà con, come dire, con il cappuccino a mezzanotte, con il cornetto e quant'altro, e in modo tale da completare la serata e come dire, vivere per, come dire, in tutti insieme una serata, diciamo, particolare. Detto questo, passo la parola al consigliere Simone Ferrucci, il quale per conto dell'amministrazione dirà le parole conclusive per quanto riguarda il completamento delle serate, che ovviamente non sono quelle solo della Proloco. Grazie. Buonasera, ringrazio Nicola per l'invito, ringrazio voi e Ivano in particolar modo. Allora, per quanto riguarda il programma che si sta facendo con l'amministrazione, con Domenico e gli altri, è in via di definizione. E, siccome ci sono ancora delle cose da inserire, ecco perché non abbiamo tutte le date definitive. Però già tutto quello che fate voi e quello che si aggiungerà, che stiamo organizzando, e come diceva giustamente Nicola, l'idea è quella di aggregare, partecipare, stare insieme, fare forza comune, e soprattutto in questi momenti credo che sia utile se non necessario. Io voglio ringraziare pubblicamente tutta la Proloco, perché abbiamo avuto modo di constatare l'impegno, che poi è stato ben ripagato, e ancora oggi ci sono complimenti in giro per il vostro lavoro, e quindi di questo vi dico grazie a nome dell'amministrazione, ma credo del paese. Per quanto riguarda invece la Proloco in sé, noi abbiamo finalmente raggiunto la possibilità di dare una sede alla Proloco, come giusto che sia, quindi a breve sarà ufficializzata questa sede, che è a Palazzo Maturi e che a breve vedrete anche l'insegna. Io non mi dilungo più di tanto, visto che è arrivato il sindaco, quindi lo invito a venire, perché stavamo aspettando, e però mi voglio ancora complimentare, perché il vostro lavoro credo che fa bene un po' a tutti, e quindi insieme a voi e insieme a tutti quelli che vogliono partecipare, l'intento dell'amministrazione e di tutti è quello di collaborare, e per tutto quello che ci è possibile saremo sempre totalmente disponibili. Vi passo la parola a Nicola, grazie. Grazie all'assessore Ferrucci, e veramente siamo soddisfatti anche delle parole che ha detto. Alla fine l'interesse è comune di tutti, l'amministrazione fa qualcosa per il nostro paese, la Proloco, diciamo, fa la stessa cosa, quindi abbiamo entrambi l'interesse a far crescere il nostro paese, e questo ci dà gioia. Perciò, voglio dire, noi a volte ci mettiamo veramente l'impegno, l'interesse, e cerchiamo di fare le cose fatte bene, anche perché quando le cose vengono fatte bene, non nel senso solamente della manifestazione, anche nel senso delle persone che aiutano, perché le persone, quando stanno tutti insieme, basta un piccolo sforzo per ognuno per fare delle grandi cose. Io l'ho sempre detto, ci vuole sinergia e aiuto da tutti. Alla fine, voglio dire, non per campanilismo, ma noi siamo amorosini, quindi gli amorosini ci dobbiamo aiutare l'uno con l'altro, perché nella Valle di Lesina il nostro paese in passato ha avuto veramente delle grandi manifestazioni, ci sono state gente veramente, si sono distinte per capacità. Io l'ho sempre detto, noi ad Amorosi abbiamo veramente persone capaci, artisti, poeti, abbiamo delle persone veramente in gamba. Infatti poi, quando non hanno possibilità di esprimersi nel nostro paese e vanno fuori, veramente occupano dei posti veramente importanti, perché veramente hanno la possibilità di esprimersi al 100%. Quindi dico, anche noi qua ad Amorosi dobbiamo avere la possibilità di far esprimere tutti gli amorosini, ognuno per le proprie qualità, perché questo è importante. Non mi dilungo ancora, perché sennò starei ancora a parlare per un'altra oretta. Adesso do la parola al sindaco, che ci dirà qualcosa in merito.
Buonasera, innanzitutto scusate per il ritardo, non voluto, ma per impegni. Un ringraziamento al Presidente della Proloco, al Vicepresidente Ivano, a Simone che ci ha rappresentato e ho avuto modo di ascoltare un poco quello che già è stato detto e non posso che associarmi a quello che avete detto. Vi devo ringraziare perché lo spirito lo avete incarnato, quello che è il nostro spirito, è lo spirito che sta guidando questa amministrazione, che è quella che dobbiamo tutti insieme concorrere a far risorgere Amorosi. Abbiamo questa necessità e abbiamo questo obiettivo. Voi della Proloco meritate i ringraziamenti in toto perché state facendo un lavoro che va in questa direzione. Non avete capito quelle che sono le difficoltà che stiamo incontrando e vi siete messi spalla a spalla con noi a contribuire per cercare di portare le attività, qualunque attività serve per far capire che Amorosi ha una forte vitalità. Come diceva il Presidente in precedenza, abbiamo delle grosse individualità e che dobbiamo soltanto cercare di mettere insieme e far coesistere. In questo il Presidente e tutta l'Associazione Proloco hanno dato la loro disponibilità e di questo noi ne siamo grati. Per quanto riguarda, diceva Simone, il discorso della sede è quasi pronta, devo ringraziare pubblicamente il Presidente della Proloco perché l'altro giorno parlando noi gli abbiamo chiesto non solo che gli daremo l'intestazione, gli daremo la sala e metteremo la targhetta, insomma, ufficialmente sarà la sala della Proloco, però abbiamo anche avanzato la proposta e lui, insomma, a nome anche di tutto quello che il direttivo ha accettato, e proprio questo va nello spirito di quello che dicevo prima, che siccome si è in via di costituzione l'associazione degli anziani, perché abbiamo un bel gruppo di anziani, quelli che sono stati al soggiorno climatico e non solo, ma veramente abbiamo un bel gruppo di anziani, che hanno manifestato anche loro la volontà di avere un luogo dove potersi riunire per fare qualche riunione. Atteso che quello che ho detto a loro, ripeto pure a voi, è scomparsa l'attenzione ad Amorosi, quindi dovete capire che i locali, questo locale è un locale di tutti noi, appartiene a tutti noi, quindi nel momento in cui c'è l'esigenza di avere a disposizione un locale, questo lo potete utilizzare. Voi come le altre associazioni, c'è l'auditorium, è un locale che è nostro, è di tutta la comunità, per cui noi, come ho avuto modo di anticipare già in altre manifestazioni, faremo un regolamento che regolamenti insomma, l'utilizzo di queste strutture, però dovete sapere che non deve esserci difficoltà nell'utilizzo, perché queste strutture vanno vissute e mi fa piacere, perché se queste strutture vengono utilizzate vuol dire che Amorosi è viva, Amorosi è pronta a svolgere attività qualunque esse siano. E dunque, per quanto riguarda gli anziani, noi avevamo anche manifestato questa volontà che è stata immediatamente accolta dal Presidente, quella di l'associazione della Proloco, però in concomitanza anche quando serve, all'occorrenza c'è disponibilità, anche in occasione venga utilizzata anche dagli anziani. Questo, ripeto, va nello spirito di quello che vi ho detto, c'è volontà di partecipare tutti a che Amorosi possa effettivamente sentirsi un paese unito, senza tensioni, ma tutti insieme per cercare di portare, come vi dicevo in campagna elettorale, verso un futuro migliore. Ne abbiamo bisogno,
perché è un momento particolare dove stiamo soffrendo e stiamo soffrendo veramente la crisi, e questo non è che lo dico perché ogni volta insomma per lamentarsi, ma perché è veramente così. E anche la Proloco, che lo devo ringraziare di nuovo pubblicamente, non è un momento di esaltazione per il Presidente della Proloco, però è un riconoscimento, perché settimana scorsa lui è stato chiamato e si è impegnato, e abbiamo presentato un progetto che non sappiamo se ci viene finanziato, speriamo che da qui a qualche giorno possiamo avere una notizia positiva da parte della Regione Campania, poiché l'unica associazione che era in grado di intercettare questo tipo di finanziamento era la Proloco. Io ho chiamato al Presidente, gli ho mostrato quali erano quelle che le possibilità e quali erano i nostri obiettivi, lui li ha condivisi e ha lavorato, la pratica è stata inoltrata, speriamo soltanto che riusciamo ad intercettare questi finanziamenti. Questo lavoro in sinergia non porta altro che al benessere della nostra Morosi. Questo deve essere il percorso intrapreso, questo deve essere il percorso che ci deve condizionare e ci deve caratterizzare. Non divisione, ma unione. Abbiamo bisogno di questo. Grazie e buona serata. Volevo soltanto dire, scusate, un'ultima cosa, per quanto riguarda il programma di manifestazione da parte dell'amministrazione, vi invito a seguire e il sito del Comune e il WhatsApp del Comune, sul quale vengono affissi sia i manifesti sia le locandine. Comunque si partirà l'8 dicembre già con la manifestazione dei bambini. Grazie di nuovo. Io ringrazio tutti i presenti, Ivano, Assessore Ferrucci e in primis anche il Sindaco di Amorosi. Vi ringrazio di nuovo per la presenza, spero di vedervi tutti quanti per queste manifestazioni natalizie, così facciamo crescere un po' la nostra comunità. Grazie a tutti, e in più vorrei fare un ringraziamento anche a Media TV che è presente e, devo dire la verità, ci ha sempre sostenuto in tutte le situazioni. Questo ve lo posso dire io perché sono quasi 7 anni che sono il Presidente della Proloco, 2 anni ancora antecedenti che abbiamo fatto canto in canto senza che c'era la Proloco, e sono state veramente delle persone che ci hanno aiutato e supportato. Considerate che stiamo parlando di persone che vengono da altri paesi, che hanno sempre creduto nella nostra Morosi e sono stati sempre contenti di venire a fare le riprese, perché hanno trovato sempre uno spirito di originalità, di belle manifestazioni, e questo veramente mi fa piacere. Comunque vi aspetto tutti per le festività natalizie, vi ringrazio e alle prossime occasioni. Grazie.